Ciao, sono Fani e oggi andiamo a fare l'unboxing di questo mini Dremel TS-MG1 della Top Shark. Vediamolo insieme e ovviamente lo proviamo. Ok, andiamo a vederlo bene insieme. Scatoletta piccolina. Qui abbiamo il solito manuale di istruzioni dove riporta le caratteristiche tecniche, il modo di utilizzo. Beh, non c'è molto da dire ovviamente per un Dremel, non è che c'è da studiare chissà che cosa. Comunque qui possiamo vedere le caratteristiche, che è un 4V DC, ha una capacità di 600 mAh la batteria, a tre velocità, quindi andiamo dai 5.000 giri al minuto sulla velocità 1 fino ad arrivare a 15.000 giri al minuto sulla terza velocità. L'albero motore riesce a portare un diametro fino a 3,2 mm e si ricarica con una semplicissima presa USB in 2 ore circa. Ve lo faccio vedere, praticamente è veramente tascabile, vedete che mi sta in una mano, quindi è lungo circa 15 cm, quindi mi entra praticamente in tasca, potete. Però questo non vuol dire che non sia potente, è semplicemente tascabile. Ovviamente, come ho detto, abbiamo tre velocità che si azionano con così. Per montare gli accessori sul mandrino basta premere questo pulsante finché il mandrino non si blocca e possiamo aprire l'albero, e quindi andiamo a infilare gli accessori. Impugnatura in gomma, quindi ha un bel grip, riusciamo a tenerlo bene in mano. Anche il fatto che sia così piccolo, secondo me, per fare dei lavoretti piccoli è molto maneggevole. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Per il prezzo che è e per le dimensioni che ha, diciamo che è molto 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 rifornito. Adesso andiamo a vedere bene cosa c'è dentro. Io faccio così per far più in fretta, Ok, abbiamo queste frese qua, rosa, che adesso se mi viene in mente come si chiama il materiale ve lo scrivo. In più abbiamo queste qua, in metallo duro, sono quelle per ceramica o comunque per materiali duri. Quindi abbiamo anche qui diverse dimensioni, una punta più grossa, una di forma rotonda, una conica, una cilindrica e questo qua con la punta piatta. Oltretutto abbiamo questi due che servono sicuramente per lucidare, poi qui abbiamo questi due dischetti, sempre da lucidatura credo, una spazzolina o setole morbide o comunque semimorbide, sembrerebbero in nylon, un mandrino di ricambio, due punte del trapano, ok, questa è una 3 e questa è una 2, e per finire abbiamo i rotolini di carta vetrata, quindi ne abbiamo ben 12, sono credo di grana 80, quindi abbastanza grossa la grana col suo alberino dedicato, quindi i dischetti vanno inseriti qua dentro, si incastrano molto bene, infatti questo qua ho dovuto metterlo a incastro, e questi qua vanno benissimo per levigare. Ok, abbiamo visto cosa c'è dentro, direi che adesso lo metto in carica e poi lo proviamo. Allora, non l'ho caricato al 100% proprio perché voglio vedere come si comporta con la batteria a metà. Abbiamo più o meno una stima di come sia la sua potenza a metà batteria, quindi l'ho caricato per circa un'ora 45 minuti. Ho qui un po' di materiali, quindi abbiamo dell'abete, del multistrato, della plastica e questo qua che credo che sia di acciaio. Quindi adesso proveremo qualche accessorio e vediamo come funziona, se funziona. Io adesso vado ad inserire prima la carta vetrata, quindi chiudo qua finché non scatta e poi chiudo bene questo e parto. Così è velocità 1. Velocità 2. Velocità 3. Ok, sicuramente carta vetrata funziona. Adesso andiamo a provare qualcos'altro, tipo questa punta. Anche la punta del trapano non mi convince usarla in così. Ai fini del test, visto che te la mettono dentro, la proviamo.
Plastica la forata, eh. Poi possiamo anche provare questi. Vediamo come si comporta. Proviamo sul metallo. Diciamo che il suo lavoro lo fa, eh. Adesso se volessi andare a provare anche una di queste, che secondo me con questa potrei farmi le unghie, però evito di farvelo vedere quello. Questo non so bene a cosa potrebbe servire. Ah, ecco. Se fate l'archeologo o... considerato che come l'ho impolverata. Sì, pensavo che era stupido qualcosa con l'aggeggio qua, invece anche questo c'ha la sua utilità. L'unico che non posso andare a provare è questo perché non so bene cosa lucidare, però diciamo che sostanzialmente abbiamo visto come funziona più o meno tutto. Una cosa che non vi ho mostrato, quando lo si mette in carica, si inserisce la spina qui sotto il connettore, si illumina di rosso il LED. Quando è carico si illumina di verde il LED. Adesso magari lo rimetto, lo lascio un po' in carica. Bene, il video è terminato, devo dire che sono rimasto piacevolmente soddisfatto di questo aggeggino, nonostante io ormai abbia imparato a conoscere questa marca, che ho scoperto che fa buoni prodotti a prezzi veramente irrisori, non so come fa a guadagnarci sinceramente. Quindi diciamo, perché dovreste comprare uno di questi? Perché secondo me può sempre tornare utile in qualsiasi momento. Avete lo smussettino da togliere, dovete limare qualcosina, siete in giro e c'è una cosina che tocca, eh? Perfetto, questo qua si mette in tasca praticamente, non dà neanche fastidio. E per il prezzo che è, quindi qui sotto vi lascio il link in descrizione dove acquistarlo, andate a vedere il prezzo perché veramente è regalato, quindi andate a vederlo. È un aggeggino che secondo me è sempre utile, magari non lo utilizzerete tutti i giorni, a meno che magari non fate modellismo o cose del genere. Se fate modellismo, secondo me è più probabile che lo usate tutti i giorni. Quindi diciamo che il rapporto qualità-prezzo non ha assolutamente confronti rispetto al suo concorrente famoso che costa veramente tanto. Se uno lo utilizza tutti i giorni, tutti i santi giorni, qualche ora al giorno, magari allora propende su quello. Ma per chi come me fa un uso saltuario o ha bisogno magari quella volta di fare qualche lavoretto così, è assolutamente eccezionale. Quindi secondo me è un oggetto da tenere sempre da avere. Vi ricordo inoltre che ho aperto da poco un canale Telegram, quindi potete trovare varie offerte e coupon sconto soprattutto. Quindi come può essere questo, come possono essere altre cose che ho recensito o comunque che offerte che trovo in giro sia sullo store cinese Banggood che sullo store amazon.it, quindi sia su queste due piattaforme principalmente, pubblico giornalmente offerte vere, verificate, con coupon magari. Quindi non vi tartasso con 50 offerte al giorno, 50.000 post, con un sacco di link per andate a acquistare questo, 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 ma spulcio personalmente le varie offerte sui siti e controllo che siano reali, quindi che le offerte siano vere, che non siano fasulle come spesso accade, e se posso pubblico anche dei codici sconto veramente ottimi, quindi se potete risparmiare perché non approfittarne. Quindi in descrizione trovate il link al mio canale Telegram, andate, iscrivetevi, è completamente gratuito, condivido gratuitamente i coupon sconto che io ricevo, li metto a disposizione di chiunque. Bene, non mi resta altro da dirvi. Ci vediamo al prossimo video.